Ciao, ciao a tutti. Cosa si fa la domenica mattina in tutte le case pugliesi? Le polpette di pane. E quindi oggi le andrò a realizzare anch'io. Ho preso del pane raffermo, mi raccomando, il pane non si butta mai. Potete utilizzare dei panini, del pane. L'unica cosa magari è non utilizzare i panini all'olio o i panini al latte. Ora ho messo il pane in ammollo. Fra un po' vi faccio vedere come procedere con la ricetta. Mi raccomando, ricoprite bene il pane di acqua. Non appena il pane inizia ad ammorbidirsi, così, noi lo andremo a strizzare. Mi raccomando, non fate ammorbidire troppo il pane, altrimenti poi sarà difficile avere delle polpette belle croccanti. Quindi adesso io mi strizzo tutto il pane e lo metto in una ciotola. Questo è il pane ben strizzato. Adesso io ci aggiungo. Ho aggiunto già il pepe, un pizzico di sale. Per il momento un uovo. Il prezzemolo tritato con l'aglio e il formaggio grattugiato. Inizio aggiungendone metà e impasto. Ho aggiunto solo un uovo per vederne la consistenza. Non aggiungete troppe uova, altrimenti nel momento in cui andrete a friggere, vedrete che nella padella si avrà tantissima schiuma. E adesso vado ad amalgamare il tutto. Ho aggiunto ancora un po' di formaggio perché lo sentivo abbastanza morbido. Quindi adesso completo il composto, che deve essere, come vedete, non deve essere morbido, deve essere asciutto, in modo da poter preparare le polpette. Così. E lo lascio riposare per una mezz'oretta in frigorifero. Dopo mezz'ora il composto si presenta così e quindi è pronto per preparare le polpette. Quindi, aiutandoci con un cucchiaio, preleviamo un po' di impasto e lo andiamo a formare con le mani. Possiamo realizzarle sia tonde, così, oppure così, come le realizzava mia nonna, e quindi ovali, ovali o come vogliamo dire. Così. Ora realizziamo tutte le polpette, le mettiamo in un piatto e quindi andiamo a friggere. Eccole qui, le polpette sono pronte per la frittura. Come vedete, sono belle lisce e sode, non sono morbide. E adesso andiamo a friggere. Quando l'olio sarà ben caldo, andiamo a friggere. La temperatura dell'olio è circa 170-180 gradi. Aggiungiamo le polpette. Mi raccomando, mettiamo pochi pezzi alla volta, così non si abbassa la temperatura dell'olio e le polpette vengono belle asciutte e croccanti. Le polpette sono pronte e quindi adesso le possiamo scolare.
Spero che si veda bene il colore delle polpette. Mi raccomando, non scolatele mai anemiche. Eccole qua. Adesso io le scolo e poi vi faccio vedere il risultato finito. Ed eccole qui, le nostre polpette con versanesi, fatte con solo pane. Adesso prendo una, è bollentissima. Sentite quanto sono croccanti? Non riesco. Spero si sia sentito. Ed ecco le polpette pronte per essere gustate. Ciao a tutti e buona domenica. Ciao.